allora, disegniamoli, facciamo uno schemino, vediamo di riuscire a disegnarli, spero si veda tutto quanto, facciamo un solido, lo facciamo così, che è come un cubetto di materiale, quindi questo è lo stato solido. Beh, come può essere caratterizzato lo stato? Allora, gli stati della materia non sono tantissimi, sono solo taluni, sono alcuni. La materia si presenta a noi solo in alcuni stati, i più famosi dei quali sono ormai, devo dire, quattro. Quando ero studente io erano tre, cioè solido, liquido e aereiforme o gas. Mentre oggigiorno la tecnologia è così avanzata che bisogna includere nelle conoscenze scientifiche, diciamo, comuni anche il plasma, ma insomma. Quindi come distinguiamo una cosa, un oggetto, quando è che l'oggetto è solido? Beh, l'oggetto è solido quando ha, no, si dice, sia forma sia volume propri. Quindi l'oggetto che ha la forma e il volume che lo caratterizzano propri, allora noi diremo che è un solido. È ovvio che la domanda nasce spontanea. Allora, la Nutella che mangiate a colazione è solida o liquida? Vedete, dipende. Sulle scale temporali di pochi di un secondo, per esempio, è solida. Se è abbastanza raddensata, non è solida. Mentre se aspettiamo mezz'ora, essa colerà in un bicchiere, ad esempio, prendendone la forma, e quindi voi capite che queste definizioni che vi do sono relative alle scale temporali. La materia che studia questa cosa si chiama reologia, ma noi non ce ne occupiamo. Però questo caveat era solo per dirvi quanto bisogna stare attenti quando si definisce un solido come un oggetto che ha volume e forma propri. Beh, un secondo stato di aggregazione della materia è il liquido. Per esempio, io prendo un bicchiere con dell'acqua, no? E questa qui, ovviamente, tutti sanno, è allo stato liquido. Che vuol dire allo stato liquido? Beh, vuol dire volume. Volume ce l'ha, volume suo ce l'ha, ha un volume proprio, ma ha la forma del contenitore. Ovviamente tutto sta, poi bisognerebbe andare a investigare il modo in cui gli atomi sono organizzati fra di loro per creare questo stato di aggregazione, detta fase, questa fase termodinamica. Nel solido gli atomi sono tutti belli fissi in dei punti dove devono stare, stanno in questi punti, non si possono muovere, possono vibrare un pochino, ma non tanto, e questo si chiama reticolo cristallino, e ovviamente non si possono gli atomi spostare da questi siti del reticolo. Quindi il solido può essere un solido con reticolo, un cristallo, ma potrebbe anche essere gli atomi a caso, ma non si possono muovere, quindi anche amorfo. Quindi vedete, è un po' tricky, insomma, è un po', non c'è un modo netto di definire una cosa che è solida, se non questa qui, che su scale temporali su cui ci mettiamo d'accordo, tipicamente su scale temporali dei giorni, l'oggetto non varia forma e volume, più o meno. Il liquido invece, ripeto, ha un volume proprio, perché un litro d'acqua occupa un decimetro cubo, dove la mettete è sempre un decimetro cubo, ma ha la forma del recipiente che lo contiene. E poi, ovviamente, naturalmente, no, come tutti sanno, c'è il gas. Ho anche detto stato aeriforme. Ok, basta così, direi. Quindi questo qui è lo stato aeriforme. Bene, e bisogna includere, ovviamente per il progresso della scienza, quindi il progresso della tecnologia,
e tutte le varie cose che vengono col progresso, bisogna aggiungere il plasma. Lo stato di plasma è praticamente simile allo stato di gas, quindi c'è sempre questo gas, ma alcuni elettroni sono stati strappati. Quindi il gas è ionizzato, questo è il plasma, e quindi si, diciamo, distingue dallo stato aeriforme per questo motivo, ma noi non ce ne occuperemo di polarità, non faremo esercizi col plasma. Come si passa da uno stato all'altro? In teoria, in linea teorica, tutti i materiali, tutta la materia può essere, diciamo, può passare attraverso questo tipo di stati. E allora andiamoci a disegnare come si passa dal solido al liquido. E noi come si passa? Come si chiama il passaggio tra solido e liquido? E ovviamente tutti sanno questo nome perché è un nome comune. Tutti quanti da bambini più o meno abbiamo squagliato qualcosa, quindi il nome che si usa è la fusione. La fusione è il processo che ci fa passare da solido a liquido. Quindi si possono fondere i solidi, va bene? Poi possiamo pensare di passare dal liquido all'aeriforme. Ovviamente questo anche ha più nomi, non c'è solo un modo di dirlo, ovviamente, perché nella lingua parlata questo passaggio solitamente si chiama evaporazione. Ma è anche accettato nel linguaggio tecnico la parola vaporizzazione. Va bene? Queste qui sono tutte e due tecniche, diciamo, due parole tecniche che vanno bene nella fisica, che è, diciamo, il processo attraverso il quale un liquido diventa un aeriforme, un gas. Va bene? Poi vedremo, c'è una piccola distinzione fra vapore e gas, però adesso lasciamolo così, lasciamolo confuso come è nel linguaggio comune. Beh, l'ultimo passaggio a questo punto lo facciamo, anche se ripeto, noi non ce ne occuperemo, però lo facciamo lo stesso. Dal gas si può andare, diciamo, verso il plasma ionizzando il gas. Quindi il processo è l'ionizzazione. Ecco, centrato. Il processo di ionizzazione, ma noi, ripeto, non ce ne occuperemo affatto. Vediamo se si può dare un nome al processo, ai processi inversi. Processi inversi, ovviamente dal plasma possiamo deionizzare, quindi la deionizzazione ci riporterebbe al gas, e poi bisogna mettersi con calma a fare i processi inversi. Quindi dall'aeriforme allo stato liquido, voi sapete tutti, no? Quando c'è la mattina la brina sulle foglie, beh, la brina sulle foglie è proprio questo passaggio tra l'aeriforme e lo stato solido della materia. Quindi già sappiamo che in effetti si può passare dal gas direttamente al solido, ma noi qua vogliamo passare attraverso la fase liquida. E passare attraverso la fase liquida è banalmente detta liquefazione. Va bene? Quindi c'è la liquefazione, insomma, certi ibridi in realtà usano la parola condensazione, condensazione, però forse è più condensazione. È più tecnica, diciamo, la parola liquefazione, però non fa niente. Anche condensazione è un linguaggio abbastanza tecnico, può essere usato, insomma, in report tecnici, non c'è alcun caveat sull'uso di questa parola. Adesso passiamo dal liquido al solido. Beh, dal liquido al solido
Naturalmente, quale altra parola se non solidificazione? Bene, queste vedete sono parole che tutti quanti noi ovviamente magari sanno, però altre parole un po' più difficili sono queste qui, il passaggio diciamo facciamo prima dal solido direttamente al gas. I solidi possono essere, diciamo, istantaneamente vaporizzati, pensate a un'esplosione, no? Quando c'è stata la bomba atomica, i corpi umani, quei poverini, dei giapponesi sono stati vaporizzati, no? Immediatamente vaporizzati, si dice, ma in realtà la parola giusta, vaporizzati perché il corpo umano è fatto per molta percentuale da liquidi, da acqua, ma la parola giusta sarebbe stata sublimazione, quindi quando si passa dal solido al gas si sublima il solido. Ok? Mi raccomando, parola tecnica, impariamola, sublimazione. Mentre abbiamo già detto che il processo inverso, cioè il processo, diciamo, che ci porta dal gas, ci riporta indietro al solido, bene, questo processo è detto brinamento o deposizione. E questo ultimo processo è detto brinamento o anche deposizione. Bene, e qua abbiamo chiuso, diciamo, tutti i nomi che utilizzeremo eventualmente in questo nostro chiacchieratina, in questa chiacchieratina che stiamo facendo. Adesso andiamo a vedere come riconoscere a vista il nostro sistema dove sta, semplicemente guardando i diagrammi opportuni. Quali sono i diagrammi opportuni? Beh, io vi ho detto che le variabili termodinamiche, quelle standard che si usano sempre, sono sostanzialmente pressione, volume e temperatura. Se andrete a cercare su internet i diagrammi di sostanze reali perché vi interessano, probabilmente non troverete il volume, ma troverete il volume specifico. Volume specifico è semplicemente il volume diviso la massa, quindi perdiamo l'informazione di quanta materia c'è. Nel nostro esperimento abbiamo per unità di massa, ma non ce ne frega niente, diciamo, parte la scala cambia, ma non, i grafici sono assolutamente identici, quindi noi in questa nostra chiacchierata confonderemo il volume col volume specifico, non ci interessa tanto adesso, però sappiate che tutti i disegni che trovate sono fatti col volume specifico, va bene? Per il semplice fatto che nessuno si mette a fare il grafico, a pubblicare il grafico di 3 kg di zolfo, no? Si fa di 1 kg di zolfo. Vabbè, comunque, a parte questa cosa qui, noi confonderemo questi due volumi. Andiamo a vedere, oltre al grafico famoso che abbiamo visto, cioè il piano PV, il famoso piano di Clapeyron-Clausius, questo è ok, l'abbiamo visto, ma quello che non abbiamo visto, cioè quello che non è ok, non ci manca, sono i due piani. P contro T e T contro V, che è uno specifico, volume specifico o volume non specifico, non cambia nulla, noi lo facciamo uguale. E andiamo a vedere come si leggono questi grafici, perché potrebbe esservi molto utile nei prossimi esami. Quindi facciamo questi due grafici. La pressione contro la temperatura e sotto, insomma, accanto ci facciamo la temperatura, attenzione, mettiamo la temperatura sull'asse delle Y contro il volume o il volume specifico, quello che è. D'accordo? E quindi andiamo a investigare come si comporta al variare della temperatura la pressione di un sistema. Prendiamo il nostro solido, prendiamo un
un recipientino, ci mettiamo il nostro solido. Ecco, facciamo così, questo è il solido. E ci mettiamo sopra un bel pistone che chiude il nostro sistema. E basta, lo appoggiamo sopra. Qui è isolato, però è appoggiato sopra il solido. E poi sotto, vediamo se riesco a farlo. Se riesco a farlo, sotto ci facciamo un fornello con le fiamme. Va bene? Ecco qua, più o meno, dai, insomma, ci avete l'idea di quello che è, va bene? Ok, questo è il fuoco. Quindi stiamo scaldando, stiamo dando temperatura, stiamo dando calore al solido e la pressione è quella dell'atmosfera. La pressione che c'è sul pistone è la pressione atmosferica. Pressione atmosferica, facciamo finta che sta qua. Facciamo il grafico in blu, se non ci andiamo avanti. Facciamo finta che qua c'è la pressione atmosferica. E il solido sta a una certa temperatura. Magari, che ne so, questo qui potrebbe essere la temperatura ambiente. Quindi nel grafico, il solido, prima che io accenda il fuoco, sta lì. Giusto? Nell'altro grafico facciamo conto che la temperatura ambiente sia qua, questa è la temperatura ambiente, e il solido c'è un certo volume. Facciamo che questo è il volume iniziale del solido. Okay. Quindi in questi due piani il nostro sistema, prima che io accenda il fuoco, sta in questi punti. Siamo. Che succede quando io accendo il fuoco? Ovviamente vedete che io ho dovuto bloccare una variabile. Allora, c'è una regola che vi dice che il numero di diciamo di componenti del sistema più 2 meno il numero delle fasi è uguale ai gradi di libertà del sistema. C'è questa regola. Per noi che stiamo facendo termodinamica di base, n è sempre uguale a 1, perché c'è solo un elemento, noi prendiamo, che ne so, una cosa sola. Con un elemento non intendo un elemento puro, carbonio, potrebbe essere anche un elemento composto, per esempio il ghiaccio, che è formato da atomi di idrogeno e di ossigeno, è n uguale a 1 sempre, che è un sistema solo. Quindi questo è il numero dei sistemi omogenei che abbiamo sotto le mani. Siccome in fisica generale, quando facciamo il discorso più generale possibile, è 1, n uguale a 1, ci abbiamo che il numero dei gradi di libertà è solitamente 3 meno il numero delle fasi. Se stiamo nella fase solida, quindi c'è solo una fase, nella fase solida, il numero dei gradi di libertà è 3 meno 1, quindi è 2. Quindi dobbiamo preoccuparci solo di due variabili, contemporaneamente, e la terza è fissata. Quindi quando io vado a misurare P e T, il volume sta dentro quell'informazione, cioè dentro il punto che vedete di sopra c'è già l'informazione del volume. E dentro invece il punto sotto, che è a T misurato e V misurato, c'è la pressione. Okay, questo vuol dire il numero di gradi di libertà. Però vediamo un po' che cosa succede quando io scaldo con la fiamma il mio solido. Beh, tutti quanti lo sapete che succede? Che succede? Che il solido comincia a scottare, cioè aumenta la temperatura. Quindi, nel primo grafico, per esempio, sopra, la pressione resta la pressione atmosferica, ma diciamo la temperatura sale. Quindi ci si sposta verso la vostra destra nel grafico di sopra. Vediamo che sta
a pressione costante variando la temperatura. E che vediamo invece nel grafico di sotto? Nel grafico di sotto voi sapete che se io scaldo un cubetto di qualsiasi materiale, di ferro, è vero che si espande un pochino, ma si espande pochino, pochino. Mentre, cioè, la padella della cucina vostra, quando la mettete sui fornelli, non è che duplica la sua dimensione, no? Il suo diametro. Resta più o meno come è, però scotta, e se la toccate con le mani che scotta tanto. Quindi vuol dire che ha aumentato tanto la T, ma poco V. E quindi, nel grafico di sotto, sarei tentato di fare una striscia verticale, ma la facciamo poco poco inclinata. Ha aumentato di poco il volume, ma la temperatura invece è salita di tanto. Va bene? Che succede, se ci sono domande fatele, che succede se io continuo a dare calore, a scaldare il solido? Beh, solitamente succede che il solido comincia a fondere. Prendete la sabbia, la scaldate, il vetro che sta dentro comincia a fondersi e l'avete nella fase liquida, giusto? Quindi il prossimo step, vediamo se riesco a farlo senza dover disegnare 100 volte la stessa cosa. Questo è il primo step, posso fare modifica, copia, modifica, incolla, c'ho la stessa cosa qui. Quindi il prossimo step sarà il seguente. Leviamo un attimo queste freccette, leviamo il pistone, cominciamo a, diciamo, a liquefare il solido. Ops, questo è troppo. Cominciamo a liquefare il solido, che si comincerà a presentare in due fasi. Fase solida sotto, poi fase liquida, si sta sciogliendo. E il pistone sta qua. Sale un pochetto, perché è vero che aumenta il volume un pochino, ma il liquido solitamente è incomprimibile. Va bene? Qui c'è sempre, naturalmente, la pressione atmosferica. Quindi che succede? Durante il passaggio di fase, voi sapete che si blocca, si inchioda la temperatura. L'avete studiato prima con me alle lezioni precedenti. Cioè, durante i passaggi di fase, ci sono, vedete, adesso due fasi, quindi questo è, diciamo, 1 più 2 meno 2 fasi, quindi c'è la fase solida e liquida, quindi vedete 2 meno 2 se ne vanno, resta un grado di libertà. Vuol dire che dobbiamo inchiodare una variabile termodinamica. La variabile termodinamica che si inchioda, c'è un vincolo, è la temperatura. Quindi quando c'è il passaggio di fase, si inchioda la temperatura. Quindi qua io non posso più muovermi su questo grafico, mi dovrei muovere su una dimensione perpendicolare a questo grafico, che è la dimensione del volume, perché io semplicemente vado ad aumentare il volume, perché il solido si sta liquefando e il liquido prende un po' più di spazio, non troppo, ma prende un po' più di spazio. Quindi quella cosa io non la vedo più sul diagramma PT, lo capite da soli? La vedo sul diagramma TV, ma T è inchiodata e il volume è aumentato di poco, quindi vedrò in questo diagramma muovermi in questo verso, ok? A un certo punto tutto quanto il nostro sistema è liquefatto. Vediamo se riusciamo a farlo. Aspettate, spostiamo tutto un po' più di là. Mettiamo tutto un po' più di qua e vediamo se riusciamo a modifica in copia, modifica in colla. Eccolo qui, e noi ci dobbiamo questa terza figurina e facciamo il caso in cui è tutto liquefatto. Cancelliamo qua, facciamo finta che il nostro recipiente era più alto, perché se no adesso esce fuori il liquido, esce fuori il recipiente, facciamolo un po' più alto, quindi vorrete scusarmi di questo cambio, ma insomma non c'è bisogno, no, di spiegarvi
Qual è il problema? Il problema è che adesso è tutto liquido. È tutto liquido, il pistone sta qui. Pensate all'oro, cioè avete l'ingotto d'oro, l'avete fuso tutto completamente fuso e dentro il crogiuolo c'è l'oro fuso, tutto fuso. Una volta che è tutto fuso, è un liquido e il liquido può essere riscaldato tranquillamente. Quindi che succede? Che se io continuo a dargli calore con la fiamma, qua c'è sempre la pressione atmosferica, non sto spingendo, il pistone è libero di muoversi. Quindi vedete, io sto descrivendo il passaggio di stato d'aggregazione tramite un'isobara. Sto facendo questo ragionamento per un'isobara. Che succede adesso? Che se io continuo a scaldare il liquido, il liquido comincia ad aumentare la temperatura del liquido senza problemi. Quindi io comincio a vedere un aumento della temperatura sempre a pressione costante. E che succede nel grafico di sotto? Beh, ve l'ho già detto, il liquido è incomprimibile, i liquidi ideali sono incomprimibili, quelli ideali sono un po' comprimibili, sono un po' elastici, quindi si espande poco, 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 ma si espande. Ma la temperatura schizza su, è più o meno come il solito, non cambia nulla. Quindi avremo, forse l'ho fatta troppo inclinata, facciamola più verticale, avremo questo comportamento. Volume aumenta un po', non troppo, ma aumenta tanto la temperatura. A un certo punto che succede? Indovinate? Beh, succede che il liquido incomincia a fare vapore. Quindi c'è un istante in cui si comincia a creare vapore e voi lo sapete quando bollite l'acqua col coperchio sopra, sapete che a un certo istante il coperchio stava bello tranquillo, a un certo istante il coperchio balla, incomincia a ballare perché il gas subito prende un sacco di spazio, ma proprio tanto spazio. Questa è comune esperienza, no? Quindi che succede? Succede, vediamo se riesco a rubarmi il disegnino perché non mi è arrivato di farlo, modifica, copia, modifica, incolla. Abbiamo rubato il... Mamma mia, no, abbiamo fatto una tragedia. Dobbiamo fare modifica e incolla. Vediamo un po' se ce la fa. Incolla. Lui dovrebbe incollare e io dovrei portarmi via. No, niente. Oioi. Scusate un attimo, semplicemente non voglio rifare il disegnino. Quindi voglio riprendermi questo disegno. Voglio fare modifica, copia, modifica, incolla e portarmelo via. Oh, vedi che ci sono riuscito. Allora, che succede adesso? Vediamo di nuovo questa qua. Il pistone, vediamo. Succede che mi ritrovo con due stati di nuovo di aggregazione. Mi ritrovo il liquido e anche il gas. Che si espande e il pistone sta qui. Beh, e qui c'è sempre la pressione atmosferica. Quindi che succede? Siccome il liquido sta cambiando di stato, c'è una transizione tra stato liquido e stato gassoso, la temperatura mi si inchioda di nuovo. Quindi la bella temperatura mi si inchioda qua. In questo grafico e non si muove più. Andrebbe in una direzione perpendicolare a questo grafico e dove va? Sta aumentando di tanto il volume. Quindi io nel grafico di sotto lo vedo, perché il grafico di sotto si blocca la temperatura, sempre perché c'è un grado di libertà, si è bloccata, si è vincolata una delle variabili e l'altra schizza su. Quindi il volume aumenta di tantissimo. A un certo punto capite da soli, è solo gas. Non mi fate disegnare solo gas, che sennò diventa matto. Ma quando è solo gas, facciamolo al volo, senza copiare e incollare, sennò diventa difficile.
quindi quando è solo gas e si è tutto evaporato, e il fuoco sta qua. Io sono arrivato in questo punto, okay, e posso ricominciare a scaldare il gas. Cioè, se io continuo a dargli fuoco da sotto, calore, quello si scalda. Il gas si scalda senza problemi, senza alcun problema, e va in su. Però va in su con una retta bella inclinata, perché aumenterà sia il volume sia la temperatura senza più problemi. E che vedrò nel grafico di sopra? Vedrò di nuovo che a pressione ambiente il grafico aumenta così. D'accordo? Adesso io, vedendo solo questa curva tipica, non è che capisco molto bene se c'è un pattern, se c'è un qualcosa che si replica. Quindi indovinate un po' che devo fare? Devo rifare tutto l'esperimento con più pressione. Quindi valuto la parametrizzazione di ciò che ho ottenuto costante la pressione in isobare, e faccio diventare questa pressione che era atmosferica un parametro. Lo vario. Come lo vario? Beh, facilissimo. Niente di più facile. Ci metto un peso, metto un pesetto sopra il pistone, in tutti gli esperimenti che avete visto. Metto un peso e quindi ho il primo. Aumento il peso del pistone e non ho più la pressione atmosferica sola, ma ho la pressione atmosferica più la forza peso della massa divisa per l'area del pistone. Quindi una nuova pressione e ricomincio il gioco. Beh, non serve di fare tutto il discorso. Semplicemente partirò dalla pressione più alta, il primo, e vi assicuro che vedrò le stesse identiche cose, cioè vedrò aumentare la temperatura fino a un punto di blocco. Sotto che succederà? Sotto succederà che partirò sempre con lo stesso volume iniziale e con la stessa temperatura iniziale, però vado su e siccome c'è più pressione, la temperatura sarà un po' più alta. Mi fermerò qui. Infatti ho fatto male il primo grafico, ho fatto male, scusate, lo devo rifare. Devo rifare quello sopra. Siccome c'è più pressione, questo era giusto, siccome c'è più pressione, la temperatura alla quale comincio dal solito liquefarmi è un po' più alta. Sta qui. Va bene? Vediamo se riesco a fare questo disegno senza impicciarmi. Facciamo il plateau fatto così, facciamo l'altra curva, cioè il riscaldamento del liquido così, quindi facciamo così qua, poi mi si riblocca la temperatura perché il liquido comincia a vaporizzare, questo succederà qui all'incirca. Forse aspetta, posso disegnarlo meglio, eh? Posso farcela perché vedete che ho fatto le pendenze diverse, le pendenze devono essere uguali, eh? È un po' difficile il disegnino, ma ce la faremo. Le pendenze devono essere uguali. Vediamo se ci riesco a farla uguale. Ok, perfetto. Poi qua comincia a coesistere il liquido col vapore, quindi la temperatura è bloccata e incredibilmente succede che diventa tutto vapore prima o a un volume minore di prima. E quindi poi io scaldo il gas e non succede più niente, il gas si scalda e se ne va su. Bene. Ecco, voi avete capito, adesso io posso mettere tutti i pesetti che voglio. Più pesi metto sul pistone, più pressioni maggiori vado ad investigare e più ho curve assolutamente identiche. Quindi qui potrebbe essere P2 maggiore, ho curve assolutamente identiche, però che fanno questo gioco.
c'è la temperatura che è un po' maggiore, temperatura di transizione di liquefazione, poi c'è la temperatura vabbè, il colore, ho sbagliato, no, no, il colore è giusto. Arrivo fino a qui con la temperatura alla quale evapora, quindi qui c'è la temperatura per evaporare, e qua poi si scalda tutto il gas. E così via, nel grafico di sotto avrò un grafico fatto così, avrò sempre il plateau, avrò sempre scaldo il liquido. Avrò sempre che il liquido piano piano diventa tutto vapore e poi il gas, tutto gas, lo scaldo come ne pare, va bene? Dovrei andare a investigare le pressioni inferiori alla pressione atmosferica. Ma quello come si fa? Beh, si mette tutto quanto il nostro sistema sotto vuoto. Se faccio il vuoto perfetto è zero la pressione, ma posso fare diversi gradi di vuoto, quindi posso andare a investigare frazioni della pressione atmosferica. E beh, succede la stessa cosa. Succede che io parto sempre da qui, ho una curva fatta così, poi si blocca. Poi, dopo la transizione di fase, c'è questo scaldo di liquido, poi di nuovo, transizione di fase, diventa tutto gas, scaldo il gas, va bene? C'è però una pressione, quando vado in basso, una pressione tale, infatti forse ho disegnato male questa metodologia qui. C'è una pressione tale che non vedo più il passaggio attraverso la fase liquida, ma vedo solo un passaggio da solido, quindi scaldo il solido, diciamo qua, succede, scaldo il solido e direttamente incomincio a vaporizzare il solido. Facciamo di un colore diverso, facciamola così, fino a qua, e poi da qua diventa tutto vapore. Essere assunto. Bene, quindi c'è una certa pressione sotto la quale non c'è più la fase liquida. Questa è l'unica cosa di rimarchevole in questo tipo di diagrammi. Beh, vedete che se io mi fermo a guardare i diagrammi così, e sono belli incasinati questi diagrammi, non è che si capisce a vista bene dove sto. Cioè, se io adesso vi dico che un mio sistema reale sta qui, non è che a vista voi mi dite se è solido, liquido o gassoso, ok? Sì, vabbè, già potete dire sicuramente gassoso non è, sarà o liquido o solido, ma non so dire altro. Quindi che si fa? Solitamente non si vede questo grafico fatto così, ma si vede l'inviluppo, le curve di sviluppo. In questo piano, per esempio, una curva di sviluppo tipica è questa qui. Questa, ripeto, l'ho fatta un po' così. Avrei dovuto mettere questo punto, lo capite, no? Avrei dovuto mettere questo punto qua. Facciamola bene. Ok. Ecco qua, fatto. L'abbiamo modificato, quindi io vedo l'inviluppo di tutti questi punti, sia sopra che sotto, e sopra, vedete, ho l'inviluppo delle transizioni di fase, l'inviluppo della fine della transizione di fase, e poi ho un inviluppo a campana. Va bene? Che parla di questi punti dove il nostro sistema ha sostanzialmente finito la transizione di fase. Ok? Quindi questo perché ve lo dico? Perché quello che vi danno quando lavorate con i materiali, quando andrete a lavorare con i materiali, non vi danno
le singole misurazioni di T contro V e di P contro T di quel materiale, ma vi daranno direttamente due grafici. Vi daranno, guardate, questo qui, P contro T, questo elemento fa così, e quest'altro fa cos'altro. Quindi quando andrete a lavorare vi troverete un grafico del genere. Ok? Magari con queste rette di cortesia, se ve le danno. Quindi voi dei materiali dovete imparare a leggere questo tipo di grafici, ma questo tipo di grafici viene dalla costruzione attraverso delle isobare, che è quella che vi ho fatto in codesta lezione. Va bene? Vi ci tenevo a spiegarvi come leggere i diagrammi di fase dei materiali, perché poi voi siete ingegneri e andrete a lavorare con i materiali. Quindi andrete a leggervi così i materiali. Qua è lo stato solido. E qua è lo stato solido. Va bene? Poi, qua c'è lo stato liquido, e diciamo la transizione non si vede su questo grafico, ve l'ho fatto notare. Su questo grafico P contro T, io non vedo il passaggio di fase. Il diagramma PT è buono solo per individuare la fase stabile, solido, liquido, gassoso. Dove sta? Ma se sta in passaggio di fase, è l'altro grafico che mi voglio vedere, perché il passaggio tra solido e liquido sarebbe nascosto dentro questa curva. Ma io non so dire se il mio sistema sta o non sta su questa curva, magari sta vicino. Okay? Ma se sta sulla curva, non so dire a che punto sta della transizione di fase. Chiaro sta cosa? E poi qui c'è ovviamente il vapore, e vi faccio notare che mentre la curva di sopra è molto lunga, cioè se va in su, la linea di sotto finisce proprio qui. E questo punto è molto importante e viene detto punto critico. Che vuol dire punto critico? Vuol dire che lì si interrompe proprio e non c'è più possibilità, per parametri termodinamici molto più grandi del punto critico, cioè per pressioni e temperature molto più grandi del punto critico. Vuol dire, se stiamo da queste parti, qui, in quest'area, non si distingue più il liquido dal vapore, e allora qui parlate di gas. Va bene? In questo senso, gas non è totalmente equivalente a vapore come parola. Il vapore è un gas che sta molto vicino alla transizione di fase come parametri termodinamici. Quindi basta poco, basta raffreddarlo un poco che si condensa e diventa liquido, mentre il gas sta molto lontano dal punto critico, quindi era rarefatto, quindi si applicano le leggi dei gas reali. Va bene? Qui sta PV uguale LRT. È chiaro questo concetto? Sotto come si legge? Beh, sotto c'è il solido, poi c'è, vedete questa transizione di fase che ho fatto in color viola, questa qui? Questa sta qua, solido più liquido. Poi c'è il liquido, poverino, sta qui, liquido. Bene, sta qui. Quindi vedete in questo secondo grafico sotto sono un po' schiacciati le fasi stabili, il solido, il liquido, il gas sono un po', si vedono meno, ma si vedono molto meglio le transizioni di fase. Solido, liquido si vede bene, poi facciamolo in un altro colore. Poi, ad esempio, possiamo farlo arancione. Arancione, facciamo questa transizione da liquido a vapore,
Io se sto esattamente su questa linea, dal grafico di sopra, non posso dire a che punto sto della transizione, ma lo posso dire sotto, perché sotto ho liquido più vapore. Okay. Quindi se sto qua, qua o qua, io so a che punto sto della transizione di fase. Infine c'è il gas, abbiamo fatto in rosso, e il gas sta qua. Qui c'è il vapore, qui c'è il vapore, e subito lontano c'è il gas. Lontano qua c'è il gas. Okay. In tutta questa regione c'è il gas. E sotto c'è una cosa diversa, sotto c'è una cosa diversa che è solido più vapore direttamente, va bene? Solido più vapore. Quando la materia sublima, d'accordo? Adesso, perché solitamente fare questo discorso con il ghiaccio è pericoloso? Perché ci sono solo due tipologie di materiali al mondo. I materiali che diciamo sono considerati normali, cioè più abbondanti, quelli che più spesso si incontrano, sono quelli che quando gelano, ok, si contraggono. Quindi quando io gelo il materiale, si contraggono. Quindi si contraggono. Quando c'erano. Mentre purtroppo per voi l'acqua, per esempio questa è l'acqua, una su tutti è l'acqua, si espande. Ok? E non solo l'acqua lo fa, ci sono altre cose che lo fanno. Quindi in realtà di questi diagrammi ce ne sono di due tipi. Questo tipo che avete visto voi è un tipo che parla dei materiali che si contraggono quanto gelano, mentre i grafici che sono invece che descrivono il comportamento delle cose che fanno come l'acqua, cioè che si espandono quando gelano, quindi hanno densità minore, tant'è vero che il ghiaccio galleggia sul mare, non affonda, no? Ecco, i grafici per questo secondo tipo di materiali sono un po' diversi. Andiamo a vedere quali sono le differenze. Nel grafico pressione contro temperatura abbiamo visto che i materiali, diciamo che si contraggono, sono fatti così. Invece per quelli che si espandono quando gelano come l'acqua, avremo un grafico fatto così. Bene, quindi diciamo questo è l'acqua. L'acqua fa così e com'è l'altro grafico? Che cosa cambia l'altro grafico? Questo è più specifico contro T. L'altro grafico cambia e fa così, cioè questa base è più piccola della campana. Va bene? Quindi queste sono le peculiarità delle materie che si contraggono quando gelano. E il fatto che si contraggano quando gelano hanno per esempio una immediata ripercussione sul fatto che io posso trovare le tre fasi coesistenti. Vi faccio notare che mentre questo è il punto critico, questo si dice punto critico, abbiamo già detto, punto critico perché oltre il quale non distingo più la densità del vapore, la densità del gas è uguale, quindi non si distingue più il vapore dal gas. Ma quest'altro è un punto di convergenza di tre stati, di solido, liquido e gas. Quindi viene detto punto triplo. E beh, vedete che per l'acqua
succede una cosa interessante. Il punto triplo, questa è la pressione atmosferica. Alla pressione atmosferica si intercettano queste linee in due punti. Il primo punto, abbiamo detto, è la temperatura alla quale l'acqua passa, in questo verso, da liquido a solido, quindi la temperatura alla quale l'acqua si gela. E beh, voi sapete che storicamente, per definizione, questo è 0 gradi centigradi. Sapete, no? Si prende la temperatura di 0 gradi centigradi, punto di congelamento dell'acqua. L'altro punto è la transizione tra liquido e vapore, no? E si dice, no? Volgarmente si dice quando l'acqua bolle, ovviamente sempre sul livello del mare, questo valore è standard ed è preso pari a 100 gradi centigradi. Va bene? Quindi siamo, diciamo, magari lo rifacciamo qui, questo grafico ci viene meglio, P per T. Questo è il punto triplo, questa è la pressione atmosferica, questo è, non scriviamo più i gradi centigradi, ma scriviamo 273,15 Kelvin, e questo qui è 100 gradi, quindi è 373,15 Kelvin. Ci siamo? Vedete che succede? Che il punto triplo dell'acqua sta dentro questo range. Oh, io l'ho fatto, il disegno l'ho fatto esasperato, perché in realtà sta attaccato praticamente. Questo qui, questo punto qui, sarebbe 0,01 grado centigrado. Ma siccome il grado Kelvin è uguale al grado centigrado, questo punto si trova a 273,16 Kelvin. La temperatura del punto triplo dell'acqua. Quindi quando vi si chiede qual è il punto triplo dell'acqua, la risposta è 273,16 Kelvin, oppure 0,01 grado centigrado, e c'è molta confusione. Tanti professori hanno di fatto una confusione fra il punto di congelamento dell'acqua e il punto triplo, considerano tutti e due a 0 gradi, mentre in realtà il punto triplo si trova a vedete, a un centesimo di grado sopra lo zero. Questo vuol dire che se voi avete questa temperatura a pressione atmosferica, avete 0,01 gradi centigradi, e variate piano piano la pressione, riuscite ad avere nello stesso posto il ghiaccio, l'acqua e il vapore acqueo, che coesistono, coabitano tranquillamente in tre fasi insieme. E vedete che, secondo la regola che abbiamo studiato prima, i gradi di libertà a questo punto è un solo elemento, è acqua, più 2, meno 2, perché abbiamo, scusate, abbiamo meno 3 perché abbiamo fase liquida, gassosa e solida insieme. Quindi vedete che fa 0, che vuol dire che non ho più gradi di libertà? Vuol dire che in questo diagramma non c'ho più una retta, ma c'è un punto solo. Cioè questa cosa succede, c'ho 0 gradi di libertà, non la posso far succedere variando un parametro. Tutti i parametri sono bloccati, è un vincolo totale, stanno tutti bloccati e non posso variare nulla, e quindi è un punto solo su questo grafico. Ok? Allora, intanto io ovviamente mi fermo un attimo qui con la registrazione.